Caro italiano, quando ti senti afflitto perché l'età della tua pensione si è talmente allontanata da essere diventato uno sfocato miraggio, quando ti senti schiacciato perché la tua attività non va male ma peggio, quando ti senti incazzato perché non riesci a pagare le spese della tua famiglia, quando sei confuso perché si avvicinano le elezioni ma non sai se e soprattutto chi cavolo votare, quando provi queste emozioni, non incolpare i politici. Non incolpare Dio, il fato, questo o quello. Ma comincia a chiederti se pensare di non avere delle responsabilità equivale davvero a non averle. Comincia a chiederti che racconterai ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, quando, guardandoti con sdegno e rabbia, ti chiederanno che cazzo stavi combinando, mentre una manica di delinquenti senza pietà, senza empatia, senza nulla di umano, stavano saccheggiando e svendendo l'Italia e il suo popolo. Comincia a cercare adesso delle buone scuse, perché se racconterai loro la verità è probabile che ti sputino in un occhio. Pensa infatti come farai a dire loro che non hai combinato un cazzo perché eri impegnato a lamentarti. Perché poi eri impegnato a seguire la TV e i suoi pseudo-telegiornali in cui ogni giorno venivano trasmesse le più becere notizie rincoglionenti. Eri impegnato a incanalare le tue energie in interessanti dibattiti sulla vita privata di tale Corona, sulla nuova donna di tale Balotelli e sulla maternità di tale Belen. Certo, come facevi a non credere a quegli uomini, quei tecnici vestiti così bene, dall'aria così seria e così professionale? Eh sì, caro italiano. Perché questi signori, dopo nemmeno pochi mesi, avevano già vistosamente aggravato la situazione economica e sociale italiana. Si sapeva che erano sottoprodotti degli stessi poteri finanziari che avevano precedentemente messo in ginocchio altri paesi europei. Circolava la notizia che quegli uomini, quei tecnici, avessero preso potere attraverso un vero colpo di Stato. Ma tu come potevi fare a saperlo? Eri troppo pigro e a ricercare personalmente la verità per poi agire, hai preferito schiacciare ancora una volta il tasto di un telecomando per accendere quello strumento che consentiva alla tua mente di sprofondare in un sonno serafico. Come farai a raccontare questo, o italiano, ai tuoi figli e nipoti? Questo è l'ultimo momento utile per fare qualcosa di buono e per evitare di lasciare un vero e proprio inferno alle generazioni future. Spero che tu, italiano, possa dimostrare prima di tutto a te stesso di non aver perso i coglioni, di non averli svenduti o forse smarriti fra i cuscini del divano. Spero che tu, italiano, possa trovare il coraggio di tagliare le gambe a questo sistema disumano che ti sta schiacciando, seppellendoti sotto una montagna di bugie, di falsità, di inganni. Adesso non servirebbe molto. Basterebbe spegnere la TV, informarsi su internet e cercare informazioni sui reali problemi del nostro paese, a cominciare dal signoraggio bancario. Non pagare più tasse. Sì, hai capito bene, non pagare più tasse. Tagliare il cordone che alimenta questi mostri che ci stanno strangolando e rifiutarsi di votare gli stessi vampiri che hanno succhiato il sangue di questo paese e che ora tentano di farci credere di volerlo portare a nuova vita. Non sono atti che richiedono poi un così grande coraggio, italiano. Certo, richiedono meno coraggio rispetto a quello che ti servirebbe per guardare negli occhi tuo nipote e spiegargli che non hai fatto nulla per cambiare le cose, che non hai fatto nulla per evitare che la sua libertà gli venisse strappata via ancora prima di nascere.